Le prime persone ad essere entrate nei nuovi appartamenti assistono dai balconi alla cerimonia inaugurale, per la quale è arrivato questo pomeriggio all'Aquila anche il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi. La Protezione Civile ricorda le tappe del progetto Case: il 23 aprile l'annuncio del piano dopo il Consiglio dei Ministri riunito all'Aquila, l'8 giugno l'apertura dei primi due cantieri, Bazzano e Cese di Preturo, poi il 12 settembre il completamento delle 164 piastre previste, il 18 settembre la pubblicazione degli elenchi degli assegnatari degli alloggi, fino ad oggi data della prima consegna. Evviva, evviva, ce l'abbiamo fatta, dice il presidente del Consiglio Berlusconi alla cerimonia di consegna delle chiavi degli alloggi di Bazzano. Allora, chi la apre la chiave, porta? Chi la vuole aprire? Chi la apre? 400 case per i terremotati, circa 1000 abitanti. Una consegna simbolica, tre famiglie abruzzesi. Il presidente del Consiglio si intrattiene con i nuovi inquilini, anche per un brindisi, scherza e nei nuovi appartamenti si improvvisa Cicerone. C'è tutto, dice, la lavastoviglie, le coperte, le lenzuola. Senza perdere mai il gusto della battuta, festeggia così il Premier il suo 73esimo compleanno nella frazione di Bazzano. Le assegnazioni procederanno in Abruzzo al ritmo di 300 alloggi a settimana. Abbiamo dimostrato, dice il Premier, che lo Stato c'è, che c'è stato in tutti questi mesi. 4.700 in tutto gli appartamenti antisismici, 4.000 dei quali verranno consegnati entro dicembre, 100 in tutto i cantieri aperti fra progetto case, moduli provvisori per i paesi, moduli scolastici, opere pubbliche, per 850 imprese impegnate, 10.000 operai coinvolti. Vuole parlare di miracoli Berlusconi, un miracolo al quale gli uomini hanno molto contribuito. Un grazie alto, forte, sentito a quel Dio che ci ha dato la fortuna di nascere, di lavorare e di vivere in un paese così straordinario come la nostra Italia. Poi la consegna delle chiavi, le famiglie che si sistemano, gli operai ancora sulle impalcature e tante persone che incoraggiano il Premier ad andare avanti. E non perde il capo del governo l'occasione per una breve digressione sui rapporti difficili con l'opposizione. Lo fa quando questa signora lo ferma e lo ringrazia. Ma lei non si deve arrabbiare con i nostri avversari. Non gli vale la pena, non gli vale la pena. Rivendica poi il Premier di aver realizzato le nuove abitazioni tutte con imprese italiane. Non abbiamo più dubbi sul fatto che riusciremo a realizzare nei tempi che ci siamo dati anche tutte le altre case. Le lacrime, il ricordo della notte del 6 aprile, l'emozione di chi oggi ha finalmente ripreso possesso della propria vita, senza dimenticare però chi ancora non è stato così fortunato.